Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento sul punto dell'informazione sportiva. Parliamo di eccellenza, parliamo di calcio e visto che si è concluso da poco questo mini campionato, questo mini torneo, siamo anche in periodo di esami di maturità che cominciano oggi, quindi l'occasione è giusta e propizia per inaugurare questa rubrica di pagelle finali, quindi diamo i voti alle squadre, ad alcune delle squadre che abbiamo seguito da vicino durante questi mesi di ritorno in campo dopo l'emergenza Covid, dopo insomma 15 mesi in cui si è più parlato di sport che piuttosto che fatto sport. Per dare i voti, per commentare insieme come se la sono cavata le squadre vicentine e non solo, abbiamo il piacere di avere qui con noi Alberto Zamprogno, che ritroviamo molto volentieri. Alberto Zamprogno, sapete che è giornalista di Veneto Gol e della Tribuna. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Allora Alberto, iniziamo subito con questo, sveliamo il primo voto che diamo a una squadra che abbiamo seguito molto da vicino, il Bassano. Scopriamo insieme che voto hai dato al Bassano. Chiedo alla regia di mandare in onda la slide. 5,5. So che qui è giusto precisare un attimino il perché si è arrivati a questo voto, perché è una somma fra la prima parte di stagione molto negativa, la seconda positiva, poi insomma si è fatta un po' una media, Alberto. Sì, esatto. Il Bassano aveva avuto un inizio molto claudicante, raccogliendo soltanto 2 punti nelle prime 4 giornate, che di fatto hanno compromesso il cammino poi successivo, mentre ne ha raccolti 9 nelle ultime 4, sfiorando addirittura fino alla fine l'aggancio al primo posto. Quindi è, diciamo, un 5,5 frutto di una media tra, diciamo, un 4 tra la prima parte e un 7 della seconda parte. Assolutamente, insomma, una stagione, quella del Bassano, che obiettivamente Bassano ha chiuso al 5° posto in classifica con tutte le difficoltà che ci sono state, però non si può giudicare positiva, insomma, la stagione. La piazza e la rosa messa a disposizione di mister Checomaino comunque avevano delle ambizioni diverse, perlomeno, diciamo, non so se concordi con me, ma l'obiettivo minimo era almeno il 2° posto, sperando poi magari in qualche ripescaggio. Al di là di questo, sono difficoltà che possono capitare, soprattutto in un torneo così piccolo, quindi gli stessi tifosi hanno applaudito la squadra, hanno capito le difficoltà, se ne riparlerà l'anno prossimo. Però proprio pensando all'anno prossimo, Alberto, tu da chi ripartiresti? Un nome su tutti. Ma diciamo che gli attaccanti sono sempre quelli che spiccano un po' di più sugli altri. Io direi da Guccione, perché ha colpito il fatto che nelle ultime 4 giornate sia sempre andato a segno, compresa una tripletta, e quindi ha chiuso in crescendo, ha chiuso con un totale di 6 gol che lo rendono il vice capocannoniere del girone dietro a Oliboni del San Martino Spene. Quindi se dovessi fare un nome, io direi Guccione. E allora 5,5 al Bassano, abbiamo detto la media fra un 4 e un 7, quindi comunque una seconda parte incoraggiante, importante, da cui magari proprio ripartire per chi lo sa, la scalata da provare l'anno prossimo. Andiamo avanti da una formazione giallorossa a un'altra, diamo il voto alla stagione dello Schio, vediamo che voto hai dato. 6 allo Schio, come mai? Ma non dobbiamo dimenticare da dove si è partiti. Lo Schio è la società che di fatto si è iscritta per ultima nel girone A, proprio in extremis, ha rivoluzionato la rosa, direi anche ridimensionata. E ha scelto un allenatore proprio all'ultimo momento. Nonostante questo e nonostante l'ultimo posto, secondo me ha disputato una stagione dignitosa. Anche nelle sconfitte non ci sono mai stati scarti di gol notevoli,
Penso sia stata un'esperienza utile alla società sia per far crescere i giovani sia anche per testare il protocollo Covid. E poi mi ha colpito anche il fatto che mi sembra abbiano segnato 9 gol, tutti con 9 marcatori diversi. Assolutamente. Può essere un caso, come anche magari un gioco corale della squadra. Assolutamente, oltretutto è praticamente ufficiale la notizia che Beppe Camparmò non sarà più l'allenatore del Calcio Schio. Lo avevamo dato in anteprima proprio noi di Sport in Casa la settimana scorsa, quando abbiamo avuto ospite il direttore sportivo Ennio Dalla Fina. Un applauso, un riconoscimento va d'obbligo a mister Camparmò, che insomma ha lavorato con grande professionalità, è riuscito a far crescere in maniera importante la squadra. Poi si sa, nel calcio ci sono strade che si dividono, strade che invece rimangono intrecciate, però insomma l'ottimo lavoro di mister Camparmò è sotto gli occhi di tutti. Allora, Bassano 5,5, Schio 6, passiamo a un'altra vicentina, il Camisano. Vediamo che voto gli hai dato, 6 anche al Camisano. Anche il Camisano, sì, diciamo che è un voto che poteva essere più alto, anche un 7, purtroppo l'ultima settimana ha macchiato il percorso. Dico ultima settimana perché nel giro di 7 giorni hanno perso 3 partite, includendo quella infrasettimanale, il beffardo, diciamo, recupero, ripetizione della partita con San Martino Speme, che avevano vinto e che poi hanno perso. Anche lo 0-3 con il Villafranca della terz'ultima giornata forse ha pesato psicologicamente. E poi anche il fatto che magari verso la fine si è saputo che l'allenatore andava via, quindi magari qualche stimolo in meno c'è stato. Però non era una squadra che partiva con delle ambizioni da vertice, quindi la sufficienza secondo me c'è. Assolutamente, condivido. Insomma, fino a 3/4 di stagione un cammino importante. Qualcuno l'aveva addirittura definita la Cenerentola, la sorpresa di questo mini campionato. Chi invece ha un po' smentito i pronostici è il Montecchio Maggiore. Vediamo che voto hai dato al Montecchio. 5,5, era dato un po' da tutti come la grande favorita dopo le prime 3-4 giornate, e poi c'è stato questo crollo finale, un percorso diametralmente opposto rispetto ad esempio al Bassano, che era partito male e ha chiuso bene. Il Montecchio ha fatto il contrario. Esatto, perché nelle prime 4 giornate addirittura non aveva mai subito gol, e lì sembrava veramente la squadra più lanciata per la vittoria finale, complice anche l'inizio claudicante di Bassano e Vigasio. Poi si sono persi, salvo poi finire per vincere l'ultima gara in influente con lo Schio, che era la gara dei tanti ex. E qui va detto che il Montecchio tutti i 9 gol li ha segnati solo con 2 giocatori, Casarotto e Ballarini, a differenza dello Schio, appunto, ho notato questa cosa. Montecchio che ha cambiato allenatore, è ufficiale, oltre che insomma l'arrivo in biancorosso del nuovo responsabile della comunicazione, Germano Zerbetto, che noi ritroveremo presto anche qui nei nostri studi, a cui facciamo un in bocca al lupo e i complimenti per la sua professionalità, per questo ennesimo traguardo importante raggiunto nella sua carriera. Dicevamo, il Montecchio cambia allenatore, saluta Alberto Stefani, e il prossimo mister ufficializzato proprio da poco è Federico Coppola. Chiudiamo, abbiamo chiuso con le vicentine del girone A, però non possiamo, Alberto, non dare un voto a chi il girone A lo ha vinto, il San Martino Speme. Vediamo che voto hai dato, un 9 per la formazione che si è laureata campione, che andrà a disputare il campionato di Serie D l'anno prossimo. Come mai 9? Ma 9 perché è in assoluto la sorpresa, anche se va sempre precisato che non ha nulla a che fare con il San Martino Speme di inizio stagione, sia a livello societario che di rosa, ma forse ha tratto anche proprio vantaggio da questa cosa, perché nell'immaginario collettivo era ancora impressa quella fase iniziale in cui perdevano anche 11-0 una volta neanche si sono presentati, però avevano delle difficoltà, hanno dato anche il massimo in settembre-ottobre, nessuna critica. Hanno avuto un percorso entusiasmante, la vittoria a Vigagio al 97esimo, perdevano 1-0 all'88esimo, ricordo. Poi anche un colpo di fortuna con la ripetizione della gara con il Camisano, perché non sempre gli errori tecnici vengono ammessi dagli arbitri.
è sicuramente una sorpresa incredibile. E con il bomber del girone, questo Olivoni, che ha segnato 7 reti. E allora spostiamoci adesso nel girone B, siamo un po' più sintetici perché le squadre a cui daremo i voti sono Spinea e Giorgione. Iniziamo proprio dal Spinea, che ha vinto il campionato proprio al photo finish e Alberto gli ha dato 8,5. Sì, magari un mezzo voto in meno rispetto a San Martino Speme, perché magari qui è una sorpresa solo fino a un certo punto, sicuramente una sorpresa, ma appunto tra settembre e ottobre avevano già iniziato molto bene la stagione. Squadra molto giovane, questo veramente è un grande merito alla squadra allestita dal DS Andrea Benfatto. E difesa solidissima, la migliore del girone B. Inizio così così con 5 punti in 4 partite e poi 5 vittorie consecutive fino a quella con le unghie e con i denti contro il Giorgione, che di fatto era una finale all'ultima giornata. E allora proprio il Giorgione è l'ultima squadra a cui diamo i voti di questa maxi pagella di fine campionato. Vediamo, Giorgione si merita un 7. Sì, diciamo che loro erano sicuramente partiti con l'obiettivo di vertice, però va detto che a differenza delle altre favorite sono riusciti a rimanere in corsa fino all'ultima giornata, addirittura avevano 2 risultati su 3. L'ultima partita con lo Spinea, che ho visto in streaming, hanno nonostante l'inferiorità numerica, nonostante avessero un difensore in porta per l'espulsione di 2 portieri, di cui uno dalla panchina, hanno giocato veramente tutto cuore, hanno sbagliato un rigore all'89esimo, quindi hanno dato il massimo e hanno avuto un grande attacco, un tridente offensivo notevole. Ora punteranno sul ripescaggio e conoscendo anche i valori del settore giovanile potrebbero avere anche delle chance. Bisogna vedere quanti posti liberi ci sono però in Serie D. Assolutamente, a tal proposito settimana prossima avremo ospiti importanti proprio per fare chiarezza anche su tutti i meccanismi che riguardano i ripescaggi, che riguardano le fusioni, che riguardano le iscrizioni ai campionati. Quindi oramai lo sapete, siete un pubblico straordinariamente affezionato, ma settimana prossima seguiteci con particolare attenzione perché andremo a toccare proprio questi argomenti qui e come sempre forniremo delle risposte, delle spiegazioni chiare, utili agli addetti ai lavori, ai tifosi, agli appassionati. Alberto, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minutino e mezzo per delle pillole di mercato, ultime news che riguardano soprattutto il girone B di eccellenza, quindi scatenati in questo rush finale. Brevissima parentesi sul girone A: il capocannoniere Edoardo Capella rimane al Borgorico, la società lo ha riconfermato, c'è l'accordo. Per quanto riguarda il girone B, avevo accennato al Giorgione prima, rimane Stefano Esposito allenatore. La squadra più attiva sul mercato per adesso è sicuramente il Vittorio Falmec, che ha ingaggiato 4 giocatori, uno per reparto, Rigo in porta, De Biasi in difesa, Duravia a centrocampo, Frezza in attacco. Notizia delle ultime ore: il Porto Gruaro ha scelto il nuovo allenatore, che è Mauro Conte, ex Opitergina, nuovo allenatore anche per l'Union Pro, Mauro Vecchiato, ex Favaro, ex Pro Venezia tra le altre. E che altro dire, Godigese ufficiale insomma l'arrivo di mister Molinari, lo avevamo già detto, esatto. Però e del suo vice anche Francesco Romeo, e ha già ufficializzato i primi 2 acquisti. Uno è l'attaccante Gianluca Cacciotti, che è una vecchia conoscenza nel Vicentino, ex Bassano, Valbrenta, ex Tombolo, e l'altro acquisto è il centrocampista Mattia Bedin, ex Union QDP ed ex Montello. E allora adesso, siccome abbiamo sfiorato l'argomento Serie D parlando delle due compagini che si sono aggiudicate l'iscrizione, l'accesso al massimo campionato dilettantistico per la prossima stagione, abbiamo dato i voti, abbiamo dato le pagelle. Alberto, noi abbiamo seguito una squadra su tutti per quello che riguarda la Serie D, vicina a noi a livello proprio territoriale, il Cartigliano Calcio di mister Alessandro Ferronato, una squadra che ha fatto segnare il record di punti nella sua storia in Serie D, 52 punti, si è salvata con 5 giornate d'anticipo, ha chiuso la stagione pareggiando 2-2 contro l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina, e visto che prima parlavi insomma dello Schio che è riuscito ad andare
in gol con 9 giocatori diversi. Pensate che Cartigliano ha mandato in gol 15 volte i difensori, quindi un dato sicuramente curioso. Alberto, semplicemente un voto alla stagione del Cartigliano. Ma darei un 8 pieno per il lavoro del direttore sportivo Leopoldo Toresine e di mister Ferronato, riconfermato mi sembra per 8° anno consecutivo. Cartigliano strepitoso in casa soprattutto. Assolutamente, quindi un 8 che ha anche un valore scaramantico, un po' di cabala, 8 il voto in pagella, 8° anno di Ferronato che sia insomma... di buon auspicio per la formazione biancazzurra. Chiudiamo qui questa puntata, io ringrazio Alberto Zamprogno per essere stato in nostra compagnia, grazie Alberto, ti ritroveremo settimana prossima. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti voi che sempre più numerosi ci seguite, mi raccomando, ore 20, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie, buona serata.